Confartigianato Imprese Sassari, in via Alghero 30, telefono 079-280698. Confidi Finart, dal 1987 diamo credito alle tue idee. Telefono 079-271280. Che qua non c'è una lettera di sfratto dall'ente popolare, non c'è cazzo, non c'è nulla. Un addio sofferto quello che vede Giuseppina Mannu, che saluta l'appartamento al piano terra della palazzina popolare di via Tiziano Vecilio 2, che occupava abusivamente da 2 anni. Un'occupazione per necessità, senza lavoro da alcuni anni, genitore di 3 bambini piccoli, di cui uno con una grave patologia al cuore. La ragazza sassarese era entrata nella casa popolare lasciata libera da un precedente inquilino. Questa mattina la polizia locale di Sassari, insieme agli assistenti sociali, hanno bussato la porta, in mano un ordine di sfratto immediato. Sono momenti di tensione. Il padre della ragazza minaccia azioni eclatanti per permettere la permanenza di sua figlia. Gli assistenti sociali, insieme alla famiglia, hanno oggi proposto una soluzione temporanea, ma scelgono di essere ospiti di alcuni parenti. Una sistemazione provvisoria, in attesa di trovare una casa in affitto. Un'impresa non facile. La ragazza di 34 anni, senza un lavoro fisso, ma pronta a fare qualsiasi cosa per dare un tetto ai suoi figli. Giuseppina lavora saltuariamente come barista, ma senza un contratto permanente. La polizia locale, insieme agli assistenti sociali, si stanno impegnando in prima persona attivando tutti i presidi necessari al fine di tutelare la giovane famiglia. Ma fino ad ora non abbiamo trovato nessuno pronto a dare ospitalità a questi giovani. Purtroppo non è l'unico caso. In città ci sono migliaia di persone che aspettano una casa popolare e la situazione di emergenza sanitaria certo non aiuta. Invece di tutelare una famiglia con 3 figli, con bambini tra l'altro minori, li sta mandando via. Perché non li porta a casa sua a dormire? Spazzatura. Crescono i disagi per gli ambulanti di Piazzale Segni a Sassari. Privi di cassonetti e mastelli, devono lasciare buste e cassette come da contratto nel proprio stallo. Ma basta una giornata ventosa, come quella di ieri, perché l'immondezza prende il largo e diventi preda di gabbiani e piccioni. Eppure le soluzioni, secondo il capogruppo Lega in consiglio comunale, sono a portata di mano. Molto semplice. Il sistema per poter risolvere il problema dei rifiuti che non vengono ben raccolti dalla ditta appaltatrice è quella molto semplice di dotare almeno gli alimentaristi, gli ambulanti, dei mastelli per l'umido, mentre posizionare dei grandi cassonetti, sia quelli normali ma anche quelli scarrabili dei camion, per tutto quello che riguarda il secco o anche le materie plastiche. Agenti atmosferici a parte, il problema viene denunciato da diverso tempo, anche dai cittadini, che segnalano, così si riporta in un recente comunicato della Lega, anche il ritardo nelle operazioni di pulizia, mentre gli operatori del settore sottolineano l'assenza di bagni chimici obbligatori in questi contesti. Intanto, sul versante dell'Associazione Nazionale Ambulanti, si lamenta la grave crisi del comparto, penalizzato da orari ristretti, penuria di clienti, tassazione eccessiva. Giovedì a Roma la manifestazione nazionale del settore con la richiesta di risoluzione di alcuni nodi critici. Uno di quelli è la tassa unica che ci permette di pagare tutti e pagare il giusto. Rivendicheremo la lotteria degli scontrini perché ritengo che qui in piazza, oltre a non avere già più gente che partecipa all'apertura dei mercati, per noi diventa impossibile poter fare una cosa del genere. Sullo spostamento della postazione cittadina Uompia da Via Oriani alla struttura di San Camillo è stata presentata in Consiglio Comunale una mozione a firma dei consiglieri del PD Carla Fundoni, Giuseppe Masala, Fabio Pinna e Giuseppe Mascia. Da tempo si legge nel documento le associazioni e le famiglie hanno avanzato una serie di quesiti di richieste da TS Sardegna all'assessorato alla sanità, tra queste il mancato trasferimento dal condominio di Via Oriani alla palazzina appena ristrutturata di Rizzeddu per la salute neuropsichiatrica di bambini e adolescenti.
I consiglieri del gruppo di minoranza ricordano che l'Uompia fornisce un servizio rivolto ai minori per quanto riguarda la diagnosi del disturbo dello spettro autistico e di altre patologie importanti nel disturbo dell'apprendimento. Il trasferimento in locali lontani dalla città, poco accessibili, vedrebbe ancora più compromessi e tardivi gli interventi. I rappresentanti del PD nell'aula consiliare riferiscono inoltre che la Regione, con diversi atti, si era espressa a favore del trasferimento dell'Uompia a Rizzeddu. La sede di San Camillo risulterebbe poco servita dai mezzi a 6 km dal centro abitato, escludendo così quelle fasce di nuclei familiari meno abbienti, impossibilitate a raggiungere la struttura extraurbana con mezzi propri. I consiglieri del Partito Democratico chiedono dunque al sindaco di intervenire presso la Regione e la TS Sardegna perché si trovino le soluzioni per rispondere ai disagi che conseguono dal trasferimento dell'Uompia a San Camillo, individuando invece una sede più adeguata. In tempi di pandemia il mondo della disabilità sassarese si sente abbandonato. È diventato difficile accedere a visite specialistiche, a prestazioni riabilitative, rinnovare piani terapeutici, accedere ai contributi e così via. Per questo, unitamente a tante associazioni, è stata chiesta un'audizione urgente alla Commissione Disabilità del Comune di Sassari. A 2 settimane dall'invio di questa richiesta non abbiamo ancora ricevuto risposte, dichiarano i rappresentanti delle associazioni. Si chiede dunque un riscontro dal signor sindaco di Sassari e dai dirigenti ATS. Nelle scorse settimane si sono riunite 7 sigle che fanno capo ad altrettante organizzazioni: AIVPS, ETS, Paraparesi Spastica, AMAS Onlus Sardegna, Associazione Malattie Alzheimer Sardegna, AFARP, Associazione Familiari per la Riforma Psichiatrica, Unione Famiglie Handicappati, WIDM, Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare Sezione Sassari Andrea Cau, ODV, AMPA-PS, Associazione Nazionale per l'Autismo e UCAPS, Sezione di Sassari. Non avendo ancora ricevuto alcuna risposta dalla Commissione Disabilità, si chiede al primo cittadino e ai dirigenti delle ATS di trovare le soluzioni più opportune. Si auspica inoltre che le comunicazioni seguano percorsi istituzionali e non passino attraverso i social, creando ulteriori disagi e confusioni. Tra le priorità, la programmazione del piano vaccinale per le persone con disabilità e patologie croniche, allargata necessariamente ai loro caregiver. Da non sottovalutare infine la disfunzionalità dell'accesso ai servizi erogati e ai trasferimenti in strutture sanitarie difficilmente raggiungibili con i mezzi pubblici come San Camillo. Comincerà il 19 febbraio sulla piattaforma Zoom il corso di formazione politica promosso in Sardegna da Forza Italia. Le iscrizioni alla scuola sono aperte sul sito www.forzadelecompetenze.it. L'iniziativa è stata presentata nei giorni scorsi alla stampa dal Movimento Azzurro con il coordinatore Ugo Cappellacci. Questa, ha spiegato Cappellacci, è una scuola che vuole fornire una cassetta degli attrezzi a chi si propone per guidare un'amministrazione locale o semplicemente avvicinarsi alla politica, per dare un contributo qualificato alla vita della comunità. Un concetto ripreso dal responsabile nazionale della formazione, Alessandro Cattaneo. Conoscere per deliberare, come diceva Einaudi, vogliamo coinvolgere quelle persone che si identificano nei nostri valori, liberali, garantisti, che affondano le radici nella migliore e autentica tradizione europea. Un vero e proprio manuale per essere buoni candidati, ma soprattutto ottimi amministratori locali. Un tempo facevamo la scuola sul campo, ha sottolineato l'assessore Zedda. Si cominciava dalle circoscrizioni, che erano una vera e propria palestra. Beh, l'importanza della scuola politica di Forza Italia, diciamo che ci viene data la risposta proprio da quanto stiamo osservando in questo momento particolare, dove l'Italia sta vivendo una grossa crisi di governo e pertanto l'azione politica torna a centrale nella vita del nostro paese. Da qui l'esigenza appunto di formare delle persone adattando quello che è la vecchia politica alle nuove esigenze che la nostra società sta vivendo. Proteggetevi dal Covid-19. Da Sidernet, mascherine certificate, chirurgiche a 20 centesimi, FFP2 da 75 centesimi e FFP3 da 1,50 euro. Ossimetro digitale da 19,90 euro. Termoscanner da 23,90 euro. Guanti in vitrile da 13 euro. Sidernet distribuisce in tutta la Sardegna. Telefono 079 30 27 030. Qui troverete tutti i presidi per la protezione individuale e la sanificazione. Sidernet a Sassari, in zona industriale pre Danieda.
Generali, partner di vita. Sidernet. Pellet certificato in sacchi da 15 kg a 4,29€. Riscaldarsi costa meno e non fai fatica. Da Gomes, in posizione regolare, Gomes! 3-0 Torres! La Sassari Torres femminile batte il filicchio nel big match della settima giornata del campionato di Serie C, Girone C. 3-0 risultato finale al termine dei 90 minuti andate in scena sul sintetico del Pepino Saudi Usini. Con questi tre punti la formazione sarda sale a quota 10 in classifica e ritrova una vittoria che mancava dalla sfida interna contro la Jesina. Il filicchio dal canto suo va incontro alla seconda sconfitta consecutiva dopo quella incassata nell'ultimo turno contro il Bologna. La Torres inizia bene e capitalizza la buona partenza al decimo, quando la punizione tagliata di Ridolfi trova la deviazione aerea di Gomes per l'1-0. Al 36esimo arrivano in rapida successione i due episodi che decidono la gara. Punizione dalla tre quarti per le ospiti, Ruotolo devia sul palo, Concia salva sulla linea e sulla ripartenza, Marchetti travolge Gomes alle porte dell'area di rigore e le toscane restano in 10. Il secondo tempo inizia con le sassariesi in controllo, filecchio mai pericoloso e la squadra di Arca trova il raddoppio con Marinic. La gara è indirizzata e ci pensa ancora Gomes a chiuderla, firmando il 3-0. Le rosso-blu gestiscono il finale e portano a casa tre punti fondamentali per il proseguo del torneo. Dopo la decisione della Lega Nazionale Dilettanti di cercare di far ripartire i campionati regionali che hanno collegamenti diretti con i campionati nazionali, come ad esempio l'Eccellenza, in molti si chiedono che ne sarà dei campionati della promozione in giù e soprattutto quando potrà ripartire il calcio giovanile. Il quadro normativo è ancora quello del DPCM del 14 gennaio, che consente solamente gli eventi e le competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale. Impossibile quindi da parte della LND prendere provvedimenti di riaperture più ampie in questo contesto. Bisognerà quindi aspettare le decisioni del nuovo governo a guida Draghi dopo il 5 marzo, quando scadrà il DPCM in vigore. Se le condizioni epidemiologiche lo permettessero e il nuovo esecutivo decidesse di allentare le restrizioni per le attività sportive, si potrebbe sperare nella ripresa delle attività e degli altri campionati dilettantistici e giovanili, che ufficialmente non risultano ancora annullati, ma per ora rimane tutto ancora incerto. La Raymond Handball Sassari ritorna a vincere e lo fa battendo la Ego Siena 28-27, interrompendo così la striscia negativa. 60 minuti intensi quelli giocati sabato al Pala Santoru. I break significativi si sono registrati nelle prime fasi di gara. Siena parte con il 4-1 firmato Bargelli, Gugino, Gaetani, Kocevic, immediatamente replicato dalla Raymond, che con un break identico pareggia a quota 5 grazie alle doppiette di Riccardo Stabellini e Federico Vieira. Dall'undicesimo in poi nessuna delle due squadre riuscirà ad allungare. Sardi e Toscani si scambiano la leadership nel punteggio, ma sempre con un solo gol di margine, fino al rientro negli spogliatoi sul 15-16. Esattamente come accaduto nel primo tempo, la ripresa si apre con un break di 4-1, stavolta per la Raymond. Quattro giocatori diversi, Stabellini, Pereira, Nardin e Birzic, per il massimo vantaggio sul 19-17. Un doppio due minuti a Nikocevic e Casa consente ai locali di consolidare un vantaggio di due reti conservato fino al 24-24. Al 55esimo arriva il più due blindato da un gran finale di Kiepulski, che dopo essere stato sostituito da un ottimo Spanu nella prima metà del secondo tempo, si rivela decisivo chiudendo la porta. Con questi due punti i rossoblu consolidano la seconda posizione in classifica, staccando Siena di due lunghezze. Con la fiducia ritrovata grazie alla vittoria, i ragazzi di Luigi Passino si apprestano a disputare la Final 8 di Coppa Italia, prevista per il prossimo weekend a Salso Maggiore.